Ma Marrone ha verissimo di recente ospite. Pensate che la bella cantante salentina infatti ha parlato, diciamo così, della voglia di ripartire a livello musicale il 3 giugno 2021. Ha parlato però anche di Franco Battiato, un ricordo indelebile, il fatto che lo ricorderà per sempre, lo porterà sempre nel suo stupendo e dolce cuore, il cuore di una donna che va a rendere omaggio proprio a questo famoso cantante italiano e che ha avuto il piacere ma anche l'onore di conoscere dal vivo poco tempo fa, un po' di tempo fa. E si parla anche di LGBT, di DDL Zan, la difesa delle persone LGBT, l'importanza che ci sia questo DDL Zan e si parla anche, diciamo, della vacanza che lei ha avuto in Sicilia, proprio a casa del grande Franco Battiato. Tutti quanti dovrebbero essere grati a questa persona, a quello che ha fatto a livello musicale, ma anche in tutto ciò che è riuscito a lasciarci nei cuori di tutti noi. Così avrebbe detto la brava, bella e simpatica Emma Marrone. Insomma, un Emma Marrone che ha reso omaggio al cantante italiano per eccellenza, un Emma Marrone che non si è nascosta e non ha perso occasione per ricordare il grande Franco. Il video termina qua, iscrivetevi al canale, Nara Dovidene, commentate, un salutone caro e al prossimo video.